Movida scatenata e coronavirus, unità di crisi e l'esperto, il professore Paolo Ascierto, invitano i giovani a rispettare le norme anti-Covid. Distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, lavarsi spesso le mani ed evitare assembramenti restano il diktat per evitare nuovi contagi a raffica. In una riunione convocata in somma urgenza dall'unità di crisi, l'invito deciso ad evitare comportamenti irresponsabili o ci saranno drammatiche conseguenze sociali e sanitarie. In appoggio della regione arriva anche l'oncologo del Pascale Paolo Ascierto, famoso per aver avviato l'utilizzo del tocilizumab per la cura delle polmoniti interstiziali sui malati Covid. Dopo le scene di mascherine utilizzate come foulard, tenute in tasca, i maxi assembramenti, Ascierto ricorda che il virus è ancora in circolo. Lo ha ribadito ai giovani irpini di fuori luogo nel corso di un interessante forum da remoto. Di sicuro l'isolamento contenitivo è quello che ha funzionato di più. Tra l'altro lo stiamo vedendo ancora. In questo momento, come vedete, i nuovi infetti in Campania sono pochi, fortunatamente. Tra l'altro questa settimana è una settimana cruciale perché veniva a 14 giorni dalla settimana del 4 maggio, quando si è avuta la prima riapertura. Vedremo, ecco, a 14 giorni dal 18 maggio cosa succederà. Quello che manca è un ultimo sforzo, come spiega l'esperto, che precisa se oggi i contagi sono in calo è tutto merito del lockdown. Sono convinto che un vaccino lo avremo, ecco, però non è domani mattina, ecco perché è importante in questo momento attuare sempre quelli che sono gli elementi fondamentali del distanziamento sociale.